Benvenuti a Salso Maggiore Terme, benvenuti allo Street Talk. 14ª stagione e 6ª puntata. Oggi è una puntata dedicata, come sempre, alla cultura, ma oggi alla capitale della cultura, con ospiti che ci onoriamo di avere su questo palco e musicisti assolutamente all'altezza, come in sezione Aurea. Grazie. Andrea Bertorelli, grazie. Grandissimo. Vuoi presentare tu i tuoi musicisti, li conosco anch'io. Ma. Alla chitarra solista Cristian Capiluppi. Grandissimo. E al pianoforte Luca Amadè. Noi ci sentiamo tra pochissimo, parleremo anche del vostro ultimo CD. Nel frattempo fatemi chiamare sul palco la prima ospite di oggi, che è un'amica, è una ricercatrice del bello e di ciò che lo rappresenta, a ragion veduta. Io questa frase non l'ho utilizzata a caso, perché è proprio il mestiere che esercita che spiega il modo in cui l'ho presentata. Lei, infatti, è un art advisor, il suo nome è Roberta Guiducci. Roberta, carissima. Arte e scienza sono due facce della medesima medaglia. È un concetto che molte volte noi abbiamo estrapolato, abbiamo raccontato, narrato qui da questo palco naturale. Ecco, questo pensiero, questo motto, possiamo dire, ha illuminato il suo percorso, sia quello personale che quello professionale. Lei è una psicologa clinica ed è anche una psicologa dello sviluppo. Il suo nome è Francesca Peruzzi. Mia cara, grazie di averti qui con noi. È un docente universitario, è un critico cinematografico, è un autore. A proposito, è autore di un accurato libro che è uscito pochissimo, un libro diciamo non lungo ma largo, Il mistero del cinema di Bernardo Bertolucci, in realtà lui lo ha curato. È stato nominato anche l'assessore, miglior assessore della cultura d'Italia. È un piacere vero avere con noi oggi Michele Guerra. Eccoci qua, amici miei. Allora, noi sia l'anno scorso che quest'anno siamo, è vero che è registrato qui a Sasso Maggiore Terme, che è in provincia di Parma, eccetera, 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 ma solitamente noi cerchiamo di mantenere dei temi, di raccontare cose che siano di interesse nazionale. Questi due anni, doveva essere l'anno scorso, l'abbiamo allungata anche quest'anno per delle motivazioni delle quali noi avremmo fatto volentieri meno. Parma è capitale della cultura, quindi ci perdonerete se siamo molto territoriali in questo periodo. L'anno prossimo, poi da 2022, saremo più campani, ok? Per cui di questo oggi parleremo e nel frattempo ascoltiamo Indaco da questo CD, Volta Faccia, che è l'ultimo dei Sezione Aurea. Indaco, Sezione Aurea. Se chiedi a un bimbo che cos'è che la notte lo fa piangere, ti direbbe è stato un drago che l'ha preso e portato lontano, ma ad un tratto ha ricordato che se al buio si fosse perduto tu l'avresti aspettato ancora un altro poco. Sotto un cielo intacco, sotto un cielo intacco, sotto un cielo intacco, sotto un cielo. Thank you.
sai, se adesso chiudo gli occhi mi è ben chiaro perché il mondo piange. Sindaco della notte cede al giorno il suo blu più accecante, e la sorte è come un dado, volta faccia e si gira di lato, e ci resta che una mano per il meno fortunato. Sotto un cielo intacco, sotto un cielo intacco, sotto un cielo intacco, sotto un cielo intacco, ad un mondo in bilico, a un domani senza no, a un futuro limpido servi anche tu. Sono ultimo, ma più dentro un incubo, perché dopo l'indaco tornerà il blu. Sotto un cielo intacco, sotto un cielo intacco, sotto un cielo intacco, sotto un cielo. Grazie. Sezione aurea, bravissimi ragazzi, siete fantastici. Vi siete guadagnati la vostra presenza anche nella 15ª stagione. L'ho deciso in questo momento. Caro Michele, non è piaggeria, ormai voglio dire, la mia età, cosa devo dire. Però è veramente un onore per noi, un piacere averti qui. Abbiamo iniziato nel 2018, mi voglio fregiare di questa cosa, no? Già dal 2018 noi eravamo patrocinati Parma 20 e 21, nel 2018 siamo andati, abbiamo fatto tutta questa cosa insieme, ed è sempre bello averti qua, avere qui con noi questo signore, poi è un giovane bello, cioè pensate se fosse anche colto e intelligente. Se dovete ridere però a questo punto, perché sembra che sia una... No, poi mettiamo le risate finte in trasmissione, non preoccupate. Allora, Michele, tu hai scritto questo libro, che è il... No, non l'hai scritto, pardon, hai curato Il mistero del cinema di Bertolucci. Perché in realtà il cinema è un mistero, e su questo possiamo... e racconti misteri. Ma il fatto che il cinema stesso sia un mistero, soprattutto per Bertolucci, è importante raccontarlo. Ma soprattutto è importante raccontare come e perché avete raccolto questo carteggio, perché nel libro c'è questa storia, cioè tu e la moglie di Bernardo Bertolucci avete raccolto delle carte e poi le avete per la nave di Teseo. Sì, in effetti non l'ho scritto, ma quasi scritto, perché questo è un libro che risale al 2014, quando Bernardo Bertolucci aveva preso la laurea honoris causa all'Università di Parma e doveva scrivere una tesi di laurea, come anche i laureati honoris causa devono fare. E Bernardo naturalmente non voleva, perché diceva che non era il suo registro quello della scrittura, che lui sarebbe andato a braccio, che magari avrebbe preparato delle immagini, un montaggio di film, come poi peraltro fece, ma questa tesi andava preparata, andava depositata, perché senza la tesi depositata neanche i laureati honoris causa si possono laureare, come accadrebbe a qualsiasi studente che senza tesi non si può laureare. Così siamo arrivati a un accordo, ho detto: guarda Bernardo, verrò 2 o 3 pomeriggi a casa tua, ti ascolto, tu parli, mi racconti delle cose, io comincio a prendere appunti, a scriverle, e poi torno a casa, preparo io la tua
tesi di laurea e te la spedisco e tu rileggi le tue parole, le metti a posto, così a questo punto avremo questo, questo elaborato. E così è stato. Io ho passato tre pomeriggi indimenticabili nella bella casa che Bernardo aveva a Via della Lungara, a Trastevere, parlando a ruota libera non soltanto del suo cinema, ma di quello che il cinema era stato nella vita di Bernardo Bertolucci. Naturalmente avevo di fronte non soltanto uno dei più grandi registi della storia del cinema internazionale, ma un uomo che aveva veramente conosciuto tutto il cinema mondiale, fin da quando era un ragazzo, 18-20 anni. Bernardo ha cominciato a stare dentro l'industria del cinema da protagonista, ha fatto l'assistente di Pasolini, è stato vicino ai maestri della Nouvelle Vague francese, Godard soprattutto, ha conosciuto il cinema nuovo brasiliano, Glauber Rocha, i grandi autori degli anni 60, delle nuove onde europee e non solo. E poi è stato il regista che più di tutti ha saputo confrontarsi con le grandi produzioni americane, il vero regista italiano che ha saputo stare dentro sistemi di produzione e promozione del cinema americani. E ci è saputo stare da grande protagonista e senza mai rinnegare la sua vena d'autore e di poeta. È stato l'unico che ha portato a casa con un solo film 9 premi Oscar da regista non americano, L'ultimo imperatore. È stato l'autore di un cinema geograficamente imprendibile, dalla Cina al Nepal al Marocco, da Parma all'Appennino parmense, da Roma a Parigi. È stato davvero un cittadino del mondo che ha saputo mettere in forma il racconto cinematografico tutte queste cose. Quindi sono stato preso dentro un caleidoscopio cinematografico che mi ha travolto e ho cercato poi molto fedelmente di riscrivere queste parole di Bernardo organizzandole in piccoli capitoli e poi gliel'ho rispedito. Lui ha riletto, ha sistemato alcune cose e poi ha scelto questo titolo che era perfetto, Il mistero del cinema. Bernardo Bertolucci, 50 anni di carriera, ogni tipo di esperienza che si possa avere nel mondo del cinema, ammette in questo libro di non sapere nemmeno che cos'è il cinema, di entrare ogni volta in uno stato di trance poetica, estetica, quando si trova sul set, e di girare molte cose che non sa perché sta girando e che alla fine troveranno misteriosamente un posto nel montaggio. Ho trovato molto importante questo titolo perché molti anni fa, 60 anni fa, nel 1962, Bernardo Bertolucci aveva esordito come poeta. Aveva scritto a 21 anni una raccolta di poesie bellissima che vinse il premio Viareggio Opera Prima, che fu amata da Pasolini, da Elsa Morante, da Alberto Moravia, da tutta l'intelligenza del periodo, e si intitolava In cerca del mistero. Quindi Bernardo cominciava la sua carriera di artista, di poeta, suo padre come tutti sapete era un grande poeta, intitolando la sua raccolta In cerca del mistero. Parto alla ricerca di qualcosa che non so se troverò, ma soprattutto non so se riuscirò a conoscere e capire. E la chiude con questo libro, che è il suo ultimo scritto, che si chiama Il mistero del cinema. L'unica cosa certa è il cinema. Alla fine, tra la poesia e il cinema, Bernardo ha scelto le immagini. Ha capito che non poteva confrontarsi sullo stesso terreno di suo padre ed è riuscito a costruire un linguaggio poetico condensato nel simbolo delle immagini, come il suo cinema ci ha insegnato per così tanti anni. Quindi il cinema è diventato il risultato di quella ricerca, ma la parola mistero rimaneva, come rimaneva 60 anni fa, rimane oggi, perché i grandi artisti non riescono mai a scoprire, a capire cos'è che li muove e dov'è che arrivano. Ed è la ragione, credo, per cui i film di Bernardo continuano a parlarci come se fossero stati fatti ieri. Come ha detto bene Andrea, è un libro non lungo, perché Bernardo è stato parco nella sua scrittura e nelle sue parole, ma è un libro largo che si espande continuamente, che come una poesia, come i versi di una poesia, nel piccolo e nel breve contengono dei mondi che si schiudono davvero ogni pagina. Per me è stato un grande onore poterlo seguire. Lui non ha voluto pubblicarlo in vita, continuava a dire ma no, non è interessante, lasciamo andare. Quando è stato il momento di festeggiare i suoi 80 anni, che sono caduti quest'anno il 16 di marzo, io ho convinto Claire, la moglie, ed Elisabetta Sgarbi, che l'ha pubblicato con la Nave di Teseo, a riprendere in mano queste carte, a fare questo regalo a Bernardo per gli 80 anni, ma soprattutto spero a tutti noi. Grazie Michele. Sì, in effetti la poesia, no? Perché moltissimi registi, quando raccontano attraverso lo strumento del cinema, all'interno dei loro film troviamo
una componente poetica importante, mentre invece a differenza in Bertolucci c'è proprio la poesia, che è una cosa diversa. E è abbastanza naturale immaginare il perché, perché lui è nato e ha vissuto sin da bambino nella poesia, e quella importante. Una cosa volevo chiedere, è una cosa mia, però ne voglio parlare con te perché sei un esperto. Io sono semplicemente un appassionato di cinema. Tutte le volte che si raccontano i registi più importanti italiani, e che è tra l'altro un esercizio anche molto stupido da fare, ma lo facciamo tutti, quali sono i registi che mi piacciono più, io mi scordavo sempre Bernardo Bertolucci. Poi sai che ho capito nel tempo perché? Perché io Bernardo Bertolucci non riesco a ritenerlo un regista italiano, o solo italiano, nonostante io oltretutto abitavo ai Baccanelli, per cui dovrebbe essere veramente molto vicino a me, e lo è, ma continuo a vederlo come qualcosa di molto più esotico e molto diverso. Lo stesso Fellini, che era assolutamente internazionale, lo sento molto più italiano. Lui lo sento veramente cittadino del mondo. Sì, è vero, perché Bernardo si è confrontato da subito con mondi molto lontani rispetto a quello della realtà italiana. Fellini era un regista che, nonostante la sua internazionalità, era cresciuto come sceneggiatore nel tempo del neorealismo, quindi si era abituato ad un confronto serrato con la società e con la storia del paese, che ha continuato a raccontare fino ai suoi ultimi film. Quindi c'era un'italianità marcatissima nel cinema di Fellini, che pure è l'unico regista italiano che ha vinto 5 premi Oscar, quindi che era riconosciutissimo all'estero. Bernardo invece fin da giovanissimo ha capito che doveva guardare lontano. Nel momento in cui lui cominciava a fare cinema, forse l'avanguardia cinematografica non era più l'Italia come quando ha cominciato Fellini, ma era la Francia, e ha cominciato a dialogare con quei registi, ha voluto raccontare quel paese. Nel 1970 esce un film che si chiama Il conformista, Bernardo giovanissimo comincia a confrontarsi con Parigi, 2 anni dopo farà Ultimo tango a Parigi e poi comincia il suo girovagare per l'Europa e per il mondo, e quindi effettivamente sfugge a quell'idea un po' stereotipata del regista italiano che deve, attraverso i suoi film, restituire come una radiografia dei processi storici e culturali che accadono nel nostro paese. Non che Bernardo non l'abbia fatto, Novecento per esempio è un film che lo fa straordinariamente, ma lo fa utilizzando il tema dell'epos, dell'epica, di un qualcosa che non si confronta quasi mai con la cronaca, quindi di un tipo di tradizione cinematografica che non è esattamente quella che il cinema italiano ha conosciuto dal secondo dopoguerra in avanti. Quindi forse per questo lui è sfuggito anche a tanta critica italiana, perché le fortune critiche di Bernardo Bertolucci in Italia sono state molto minori di quelle di altri autori, forse anche meno grandi di lui, mentre all'estero ha avuto molta più attenzione perché aveva una capacità appunto di relazionarsi con l'esterno, forse più larga di quella di altri autori altrettanto capaci. Professore, i miei rispetti. Michele Guerra, no, non ti devi spaventare, eh? Cioè, lui è un professionista, è un uomo che ormai... Poi vedi come è un linguaggio, scusa se insisto, che non è accademico il tuo, perché io ho il pallino di riuscire a convincere Michele Guerra a diventare un grande uomo di televisione. No, cioè sì, tu potresti essere adesso Philippe Daverio è un'altra cosa, però il personaggio non abbiamo più nessuno, sei tu, sei un Vittorio Sgarbi che però riesce a stare a tavola senza mangiare con le mani, per cui tutto sommato ti ci vedo tanto, perché è un linguaggio molto ritmato, che non è quello accademico, che nonostante si possono dire cose veramente... Sto prendendo una pausa lunga perché così tanto tu pensi quello che puoi fare, cioè sto cercando di mettere un paletto tra lui e te, mettendoci qualcosa di minore, cioè quello che sto dicendo io. Adesso vengo subito a te e parliamo con te di argomenti che sono altrettanto importanti. Non è il cinema, io sono campione italiano di palo in frasca, si può parlare di tutto, perché poi alla fine c'è un massimo comune denominatore, che è il benessere psicofisico, che è una cosa di cui tu ti occupi, no? Quel momento in cui esistono anche degli strumenti per arrivare, noi riusciamo a trovare l'accordo tra lo star bene fisico e la mente. È una cosa di cui ti occupi, sì, solitamente, no? È la tua professione. Io mi occupo di psicologia del benessere e psicologia della salute. La salute è da intendersi ad oggi come una totalità, quindi dobbiamo considerarci in salute se ci sentiamo bene, se siamo in benessere, sia con noi stessi, con il nostro corpo, con la nostra mente e nel nostro contesto sociale. Il paradigma che io comunque seguo
è un paradigma biopsicosociale, quindi dalla stessa parola unisce l'idea di biologia, psicologia e socialità. La salute non è da considerarsi come qualcosa di statico, individuale, ma qualcosa che ad oggi è necessario che si estenda alla collettività e alla totalità e l'interezza della persona. Quindi è un qualcosa del quale noi abbiamo la responsabilità di prenderci cura. Dobbiamo imparare a prenderci cura di noi stessi. Nel mio lavoro l'obiettivo è proprio fornire degli strumenti, guidare alla conoscenza di alcuni strumenti attraverso i quali possiamo acquisire una nuova conoscenza di noi stessi, lavorare sulle nostre emozioni, sull'autoregolazione, per imparare a gestire in maniera assolutamente autonoma il nostro benessere. Io lavoro a Milano in un centro multidisciplinare, credo molto nell'idea dell'interdisciplinarità, proprio per questa visione molto importante a livello sistemico della persona, quindi mente, corpo, anima. Parlo di anima perché è un concetto che amo molto, del quale parlano molti psicologi e psicanalisti dei quali che sto seguendo. E, credo molto nell'unione dell'associarsi di nuove forme, quindi nell'unione delle discipline per riuscire a dare uno sguardo da più prospettive sulla persona. In questo modo una persona riesce veramente a cominciare ad aprire un nuovo spazio, uno spazio di relazione con se stesso, uno spazio di connessione con se stesso e con gli altri, per riuscire ad acquisire degli strumenti per prendersi cura del proprio benessere e imparare a gestire la propria salute. Un punto fondamentale è che noi tendiamo a concepire la salute come un qualcosa legato solo alla positività, alla felicità e al benessere. Invece è necessario accogliere tutti i mormori della nostra anima, ascoltarci profondamente interiormente, perché ci sono dei segnali che possono essere legati allo stress, a delle difficoltà, a dei contesti sociali che noi stiamo frequentando magari a lungo che non sono più funzionali. È necessario aprirsi e ascoltare questi segnali perché sono molto importanti. Quindi aprirsi ad una relazione con se stessi che crea una nuova connessione sia nel nostro nella nostra mente che nel nostro corpo. Cioè, questa signora prima non voleva, diceva, ma sai, poi parla Michele Guerra, parlano persone che sono abituate alla televisione, non sono capace. È meravigliosa. Io farei un applauso. Anzi, ti dirò di più, siccome inizio ad essere stanco, l'anno prossimo si intitolerà Lo Street Talk di Francesca Peruzzi, perché tu sei già pronta. A proposito di donne belle, intelligenti e brave, abbiamo intanto la mia amica Roberta Guiducci. Ma ciao Andrea. Aspetta un solo secondo, perché a proposito ti parlo in frasca, ma poi vedrai che riesco a riagganciare tutto quanto. Noi adesso andiamo in collegamento con le fonti TV, con la sua Head of Channel, che è Emanuela Donghi, che tutte le puntate si collega con noi per regalarci una pillola di finanza. E questa volta la pillola di finanza di Emanuela verte sulla finanza sostenibile, cioè l'applicazione del concetto di finanza sostenibile all'attività finanziaria, no? Che mira a creare valore a lungo termine. Per cui grazie Emanuela per essere qui con noi. Ciao Andrea, bentrovato, bentrovati naturalmente a tutti i telespettatori dello Street Talk. Siamo pronti per una nuova pillola che oggi ci porta ad affrontare un tema davvero cruciale e che è importantissimo per il nostro futuro. Restiamo sempre sulla finanza, ti anticipo che parleremo di finanza sostenibile, ma per farlo mi riaggancio ad alcune notizie che hanno tenuto banco in queste ultime settimane. Quindi quest'estate è diventato cruciale il tema dell'ambiente. Si è parlato di allarme clima. La temperatura aumenterà fino alla metà del secolo, gli scienziati avvertono contro i disastri, tagliare subito il gas serra. Nel 2019 le concentrazioni atmosferiche di CO2 erano le più alte degli ultimi 2 milioni di anni e quelle dei principali gas serra le più elevate degli ultimi 800.000 anni. Negli ultimi 50 anni la temperatura della Terra ha avuto questa velocità che non si è mai vista negli ultimi 2000 anni. Potrei continuare, ma questi sono i numeri fondamentali. Il clima è impazzito, è arrivato anche l'allarme ONU dicendo addirittura che l'apocalisse sarebbe vicina se non si fa subito qualcosa. Appunto, ritornando al discorso della temperatura media globale del decennio 2011-2020, che è stata di 1,09 gradi centigradi superiore a quella del periodo 1850-1900.
Siamo spacciati, dicono gli scienziati dell'ONU. E allora, cosa possiamo fare noi quando parliamo di finanza? Possiamo fare molto, perché esiste la finanza sostenibile, esiste un modo di dirottare i nostri risparmi in modo giusto per l'ambiente. Intanto cominciamo a dire cosa si intende per finanza sostenibile. È l'applicazione del concetto di sviluppo sostenibile all'attività finanziaria e mira a creare valore nel lungo termine, indirizzando il capitale verso attività che, oltre naturalmente a generare plus valore economico, siano anche utili alla società e non compromettano le risorse naturali e l'ambiente in generale. Quindi sviluppo sostenibile significa che dobbiamo continuare a crescere, ma con un occhio di riguardo per le future generazioni. Ed ecco che il mondo della finanza, che molto spesso tu mi darai atto, caro Andrea, è visto come un mondo fatto di avidità e di speculazione, diventa qualcosa che può davvero aiutare a migliorare l'ambiente e il mondo. Ossia, parliamo appunto di una finanza sostenibile, come dicevamo poco fa, che sposta le risorse verso tutte quelle attività responsabili nei confronti del pianeta e delle persone. Negli ultimi anni bisogna dire che è cresciuta notevolmente la sensibilità dell'opinione pubblica verso questi temi, ma ancora bisogna fare tantissimo. Spesso se ne parla quando ci sono queste notizie un po' catastrofiche, ma poi nella pratica si tende sempre a essere un po' latitanti. Allora bisogna agire subito. Intanto parliamo proprio, restando su un altro concetto della finanza, sulla sigla ESG, che è una sigla proprio inglese nota nel mondo della finanza sostenibile: Environment, ossia ambiente, Social e Governance. Si tratta di tre sensibilità diverse tra di loro, ma tutte necessarie per sostenere una crescita a misura d'uomo, e si possono mettere anche sul tavolo quelle che possono essere le strategie della finanza sostenibile. Cioè, quando noi vogliamo, visto che vediamo queste immagini di soldi, decidere come impostare un portafoglio di investimento, ad esempio, se vogliamo andare verso questa direzione, cosa possiamo tenere a mente? Intanto investimenti tematici, quindi andare a scegliere tutti quegli investimenti che vanno nella direzione di alcuni settori, tipo efficienza energetica, salute, energie rinnovabili, oppure dedicarci a investimenti best in class, come si suol dire, investire cioè su aziende che ottengono performance ESG migliori. Naturalmente, attenzione, bisogna rispettare sempre le norme, gli standard internazionali, quindi investire per esempio in imprese che aderiscono a determinate convenzioni dell'ONU o di altre agenzie, non solo imprese ma anche stati. E poi anche noi, l'investitore deve avere un ruolo attivo in tutte queste dinamiche, quindi andare a vedere quali sono le aziende più virtuose, ma poi in primis mettere in atto tutta una serie di atteggiamenti che possono aiutare appunto l'ambiente. Parlando di etica e sostenibilità, ci sono ancora molti luoghi comuni e pregiudizi. Si pensa che agire per il bene del nostro pianeta possa essere solo un sacrificio, nulla di più sbagliato. Cioè, si aiuta proprio, intanto possiamo crescere economicamente e finanziariamente, e rispettando l'ambiente. Attenzione, perché questo appello che è arrivato proprio quest'estate è importantissimo. Se non facciamo qualcosa adesso, ovviamente ne pagheremo le conseguenze, e anche la finanza può fare la sua. Chiudo con due notizie importantissime per dare l'idea di come anche i grandi della Terra forse abbiano deciso di muoversi in questa direzione, perché altrimenti, se non lo fanno loro, noi non possiamo fare granché. Il presidente americano Joe Biden ha proprio detto e stabilito che darà centralità alla questione climatica e ambientale, cioè ha promesso in qualche modo, insomma, naturalmente bisognerà vedere cosa succederà. Cioè, tra gli obiettivi, diciamo così, del presidente americano c'è la riduzione delle emissioni di CO2 dell'industria elettrica e il raggiungimento del 100%, quindi cifra tonda, di energia pulita entro il 2035. Proprio a questo fine ha preso l'impegno di investire 2.000 miliardi in 4 anni. E per tornare in casa nostra e per chiudere, anche il nostro governo ha fatto sapere che verrà nominato proprio un inviato speciale per il cambiamento climatico. Molti altri paesi l'hanno già fatto, l'Italia arriva un po' dopo, ma speriamo che questa accelerata possa servire davvero a contribuire. Finanza sostenibile. Continuiamo a impegnarci e a far sì che tutti noi possiamo aggiungere un piccolissimo tassello, però fondamentale, per questo tema che porterà miglioramenti al nostro paese e al nostro mondo. Grazie Andrea, con questo chiudo, e grazie a tutti gli amici dello Street Talk. Grazie Emanuela, noi ci risentiamo alla prossima puntata. Roberta, eccoci qui. Allora,
Parma, capitale della cultura. Tu è una città che ami, che conosci da tempo, anche se non sei parmigiana, però è una città che frequenti tutte le città d'Italia dove esistono opere d'arte o qualcosa di bello da vedere. Ma so che sei molto affezionata a Parma da un punto di vista artistico, perché? Allora, Parma intanto è una bella città e ha nei secoli veramente avuto dei geni dell'arte figurativa, delle arti visive, che dimostrano come l'antico e il futuro possano essere sempre in un connubio che porta al nuovo. Intanto Parma, qualcuno l'ha definita addirittura uno stile di vita, un luogo straordinario, quasi un luogo dell'anima. Per chi ci passeggia è facile capire perché. Le strade eleganti, questi edifici, queste sculture, queste chiese meravigliose, il giallo degli edifici, che non a caso è un giallo unico perché per la palette dei colori si chiama giallo Parma. E il trait d'union fra passato e futuro per Parma nella cultura, ma soprattutto nelle arti visive, davvero non è un modo di dire, ma è un dato di fatto. Nei secoli, dal Medioevo ad oggi, ci sono stati artisti che hanno veramente, con il fardello nel senso positivo della tradizione, innovato epoche nuove per la storia dell'arte. Il primo nome dal Medioevo è Antelami, poi nel Rinascimento maturo ci sono due geni assoluti a livello neanche nazionale, internazionale, come Correggio e Parmigianino, e poi sicuramente anche nel contemporaneo ci sono artisti importanti. Mi viene in mente l'intervento nel 2006 di Claudio Parmigiani, che è un contemporaneo che ha attraversato l'arte povera, l'arte concettuale, ma realizzò, magari ne parliamo poi, delle opere per teatro Farnese. Ma mi viene in mente, prima di parlare di questi tre geni dell'arte moderna che vi ho accennato, mi viene in mente anche l'importanza di alcune istituzioni museali che Parma ha e che quindi veramente le fa meritare il nome di capitale della cultura. Intanto una Galleria Nazionale, oltre Teatro Farnese, nel grande complesso della Pilotta, che veramente ha dei tesori antichi e moderni, quindi dal Medioevo all'età moderna, eccezionali. E poi due altre grandi realtà locali, la Fondazione Magnani Rocca, che fra l'altro varca la soglia delle arti visive, oltrepassandola e unendo anche alle arti visive la letteratura e la musica, perché questo era nelle intenzioni di Luigi Magnani quando l'ha realizzata. È una fondazione che realizza opere estemporanee di primo piano, ma che ha anche una collezione permanente, anche lì dall'antichità ad oggi fino a opere di Burri, veramente di importanza internazionale. E poi c'è una presenza suggestiva, direi quasi anche un po' dandy, che è il labirinto di Franco Maria Ricci. Franco Maria Ricci, che era questa figura di editore che ha prodotto, creato la rivista FMR, che era un capolavoro sofisticato ma anche un capolavoro di divulgazione. Ecco, Parma 2021 ha due chicche come evento e ve li segnalo fin da ora, andate a vederli sia nel campo moderno che nel contemporaneo. Per quanto riguarda l'arte più antica, la Camera della Badessa, poi la vedremo, è realizzata da Correggio e nell'ex convento di San Paolo, è stata chiusa per tantissimo tempo, finalmente è stata riaperta ed è un evento veramente da non perdere. E poi proprio al labirinto di Franco Maria Ricci c'è una mostra multimediale in quattro sale, si chiama Labirinto, storia di un segno. Il labirinto, se volete, è un po' veramente la storia simbolica del viaggio umano, perché nel labirinto ci si trova e ci si perde, c'è la vita ma c'è il pericolo, da Arianna e il filo d'Arianna e il Minotauro fino. Ci sono intellettuali che sono stati amici di Franco Maria Ricci, come Umberto Eco, lo scrittore Borges, che praticamente accompagnano lungo questo percorso. Quindi Parma, dall'antichità ad oggi, veramente fa tanto. Veramente tanto. Assolutamente. Quindi Parma divulgatrice di cultura, non soltanto in questi due anni, ma anche negli anni a venire, perché tu non hai parlato di installazioni che ha preparato Michele per questi due anni, sono cose che resteranno per sempre, sì. Quindi tornate a trovarci. Il labirinto di Franco Maria Ricci è veramente un labirinto che si può perdere veramente. È molto suggestivo, anche perché è fatto di bambù, sì. Rarissimi, speciali. Sì, lo so, ne so qualcosa, perché andai con Franco, con Miglino, direi tre, per Agora, a fare un servizio. E ci siamo accorti all'interno del labirinto
che non si più, riusciva più a prendere ciò che arrivava dallo studio, perché lui aveva fatto questo servizio paradossale dove in studio raccontava delle cose che noi non sentivamo e parlavamo d'altro, ed è stato veramente imbarazzante. Però insomma, bisogna andare a vedere Il labirinto di Franco Maria Ricci assolutamente, se non ci siete stati. E adesso vorrei dedicare un pezzo a tutti voi, che è Fiore Bianco, che non è la rivisitazione dell'inno della Democrazia Cristiana, ma è il nuovo pezzo di Sezione Aurea di Volta Faccia. Prego, ragazzi. Porta un fiore bianco tra i capelli, Chiara non è tipo da sfoggiare orpelli, dritta in piedi aspetta il principe. Se è ritardo certo c'è un perché, le carrozze non c'è da fidarsi. Dopo un'ora ormai non fa più effetto ritoccare ancora e ancora il sombretto. Frulla in testa una folle idea, prender l'auto di papà e andar via, scappar via, andare a quella festa. Sempre lui balla lento che aspettava lei, proprio lento che aveva promesso. Chiara esce il suo bel fiore, cade, corre verso ovunque portino le strade, la pioggia batte contro finestrino, lacrime che graffiano il suo viso, poi d'un tratto il buio e lo schianto. Non è chiaro se cercava lei o se sia lei che sta salvando lui. Non importa, Chiara ha aperto gli occhi. Intanto fuori dal salone l'altro nota mentre sta rientrando a braccetto il fiore a terra sotto quelle luci. È un dettaglio che non lascia dubbio, sì, stanotte qualcosa è andato perso. Thank you.
Grazie. Deliziosi amici miei, grazie, grazie davvero. Michele, rieccoci a noi. Abbiamo trattato l'ultimo libro di tua preziosa cura, però oggi abbiamo detto che volevamo omaggiare definitivamente, insomma, dopo anni, la capitale della cultura. Insomma, 2 anni, per i motivi che sappiamo, si sarebbero potute fare tante cose che magari non sono state fatte, molte sì, e tante sono ancora da fare. Ragioniamoci su, insomma, siamo stati, sei stato molto bravo, tu eri il generale, però insomma in tanti si è combattuti per arrivare in fondo a questa cosa, nonostante, ahimè, le problematiche che abbiamo avuto. Sì, quella che io definisco la grazia di Parma Capitale Italiana della Cultura, che è stato un lavoro di squadra strepitoso e che ci ha portati a una competizione serrata con altre 39 città italiane fino appunto ad essere designati, poi si è trasformata, e lo dico con un po' di ironia, in una condanna, nel senso che è stato un progetto che ha coperto l'intero mandato amministrativo cominciato nell'estate del 17 e che porteremo a compimento nel giugno del 22, perché qualche attività dovrà essere posticipata anche alla fine del 21, che come purtroppo sappiamo non è stato un anno tranquillo al pari del 2020. Devo dire che siamo riusciti a salvare oltre l'80% dei progetti di Parma 2020-2021, e questo è un dato importante, perché dietro quei progetti ci sono le intelligenze, le energie, gli sforzi umani ed economici di tante persone, ed era doveroso prima di tutto mettere in sicurezza i progetti e fare in modo che persone che ci lavoravano da anni potessero vedere il loro progetto e la loro azione culturale arrivare a terra. E questo è accaduto e accadrà anche da qui in avanti, nonostante le enormi difficoltà. Eravamo partiti fortissimo con quella inaugurazione che non dimenticherò mai, in cui l'11 di gennaio, con il clima che a Parma c'è a gennaio, che non è diverso per durezza da quello che stiamo provando in questi giorni, 15.000 parmigiani hanno deciso di camminare insieme dal fondo di Via D'Azeglio fino a Piazza Garibaldi. E c'è stato proprio il segno di una coralità che noi avevamo cercato di costruire negli anni precedenti, perché la capitale italiana della cultura fosse qualcosa che riguardava tutti, perché ognuno di noi potesse essere, come dicevamo all'epoca, custode e protagonista di questo anno. Ricordo ancora l'inaugurazione della mostra Time Machine al Palazzo del Governatore di Parma col presidente Mattarella. Il giorno dopo 2.222 visitatori, questi 4-2 in fila non li dimenticherò mai, che davano il segno di numeri che Parma non aveva mai conosciuto. C'erano 6 mesi di alberghi sold out già nell'ottobre del 19 in città. Ecco, questo è quantitativamente un segno che ci può far capire cosa poteva essere Capitale Italiana della Cultura, cioè una città piena di persone che arrivano da tutte le parti del mondo, non soltanto d'Europa, una città che in qualche modo riscopre quella vocazione culturale di cui parlavamo prima, ma la riscopre nel contemporaneo, nel confronto e nell'incontro con gli altri che naturalmente gettano il loro sguardo su di noi. L'8 marzo 2020 si è fermato tutto, si è cancellato tutto, abbiamo tirato un freno d'emergenza terribile e siamo rimasti chiusi, bloccati, con la certezza che bisognava ogni giorno, anche a distanza, continuare a lavorare perché prima o poi saremmo ripartiti. E nell'estate del 20, da giugno a settembre, Parma Capitale Italiana della Cultura ha portato avanti 239 eventi dal vivo, quindi immaginate 3 mesi, 90 giorni scarsi, 239 attività, perché erano tutte pronte, era tutto qualcosa che aspettava solo lo start per potersi offrire al pubblico. Ora siamo qui, siamo reduci da un'estate, siamo nel pieno di un'estate che ci sta dando grandi soddisfazioni in luoghi nuovi come il Parco della Musica, che anche stasera, domani vedrà attività tutte gratuite con alcuni dei nomi più importanti del teatro, della musica, della televisione. Lunedì abbiamo Valerio Lundini al Parco della Musica. Insomma, continua ad andare avanti questo progetto e cito solo 3 attività a cui vi invito nell'autunno. Una è una grande mostra che si terrà al Palazzo del Governatore, che si intitola Opera, sulla tradizione del melodramma in Italia tra XIX e XX secolo, a partire da una città che ha fatto dell'opera una delle sue matrici culturali più importanti, oltre 514 pezzi che arrivano a tanti musei italiani e stranieri, che ci permetteranno di ripercorrere il viaggio dentro il palcoscenico della società che l'opera è stato.
una importantissima mostra a Palazzo Pigorini su Franco Maria Ricci, editore e grafico, una mostra che dovevamo fare nel 20 e che ovviamente è arrivata nel 21 senza Franco. Questo naturalmente ci dà grande tristezza, perché Franco era anche nel comitato promotore di Parma Capitale Italiana della Cultura, come lo era Bernardo Bertolucci, ma sappiamo che sarà la prima mostra in memoria dedicata al grande patrimonio culturale che ci lascia Franco Maria Ricci, e infine una mostra che chiuderà l'anno 2021 sul city branding, questa pratica nuova, molto particolare, che avvicina alcuni dei massimi designer viventi alle città, ci obbliga a scoprire l'anima della città attraverso lo sguardo di questi designer, che poi partoriscono dei progetti di comunicazione coordinata che permettono davvero alle città di capirsi meglio. Noi abbiamo avuto la fortuna di avere con noi Eric Spiekermann, questo designer berlinese che è uno dei grandi nomi del design contemporaneo, e chiuderemo con lui a raccontare che cosa ha significato dentro Capitale Italiana della Cultura questo ambizioso progetto di city branding, che rimarrà alla città di Parma, come tante altre cose, anche oltre le difficoltà di questi anni di capitale. Grazie Michele. Hai avuto ospiti veramente importanti, ma anch'io, e non nel mio piccolo, ho ospiti eccellenti, anche perché adesso, in questo momento, vorrei andarmi a ricollegare con Manuela Donghi, perché vorrei continuare il discorso della sostenibilità e della crescita sostenibile. Per cui io oggi ho ospitato l'architetto ingegnere Tiziana Benassi. Eccomi qua. Ciao cara, non possiamo darci la mano. Buonasera a te. Allora, adesso anche il privato, come ci racconta Manuela Donghi, inizia ad investire, ci sono degli studi e degli agenti nel finanziario che spiegano come fare a investire, ovviamente con un ritorno nel tempo, nella sostenibilità e nella crescita sostenibile. Ecco che è una cosa di cui tu ti occupi, ecco, magari poi ci sono anche dei finanziamenti del pubblico, possiamo raccontare tutto quello che vuoi. Sì, beh, direi che partirei da ricordare che l'ambiente oggi è diventata la sfida principale, e aggiungo finalmente, di tutti noi come persone, tutti noi come comunità. E la transizione ecologica che ci sta aspettando in questi anni va proprio in questa direzione. Perché parliamo di crescita sostenibile? Parliamo di crescita sostenibile perché parlare di sostenibilità ambientale non è assolutamente in contraddizione col tema della crescita, cosa che fino forse a qualche anno fa non sembrava così scontata. Crescita sostenibile vuol dire proprio sviluppo produttivo di un territorio, e vuol dire soprattutto anche investire sul nostro benessere. Sì, è vero, è assolutamente vero, ed è una cosa di cui si narrava negli anni 70. Io mi auguro che adesso ci si sia veramente arrivati, no? Per cui non soltanto in Italia ma nel mondo il futuro dovrebbe essere quello. Io sono a volte preoccupato, perché è vero che c'è il modo di guadagnare, perché purtroppo le cose, tu mi insegni, si muovono soprattutto in questo modo, no? I finanziatori, infatti è molto importante quello che dicono alcuni finanzieri e gli operatori della finanza, esistono modi per guadagnare nel sostenibile, perché se no non si muove nulla, però ci sono anche degli interessi avversi, e questo mi fa paura. Sì, diciamo che comunque il sistema produttivo ha imparato già da qualche anno che vuol dire anche utile parlare di sostenibilità, e anzi proprio sulla sostenibilità si è investito. Il sistema produttivo però ha dovuto capire che comunque dobbiamo fare sistema, sinergia, per arrivare a raggiungere determinati obiettivi, e anche per attingere a questi finanziamenti di cui tutti noi stiamo sentendo parlare finalmente, che saranno una grande occasione per le nostre città, che sono i finanziamenti che arriveranno dalla Comunità Europea, che arriveranno anche dal PNRR, e comunque tutti quei finanziamenti che saranno una grande occasione per le città per dare una svolta da questo punto di vista. I temi sono quelli ambientali, quelli del clima, dell'adattamento ai cambiamenti climatici, che ormai cominciamo a sentire tutti sulla pelle, ed è per questo
questo che innanzitutto dobbiamo essere molto ambiziosi quando parliamo di questi argomenti. Dobbiamo essere ambiziosi anche nel tentativo di cambiare le nostre abitudini, perché per esempio quando noi parliamo di mobilità spesso noi siamo ancorati anche a quelle che sono state le nostre abitudini da bambini, dai nostri genitori, dai nostri nonni. Siamo frutto di un boom economico che sostanzialmente ci ha abituato a spostarci in macchina, ma ormai abbiamo anche capito che questa modalità di spostamento è uno spostamento che inquina, che non è più necessario, perché comunque ci sono dei mezzi alternativi che sono puliti, che ci consentiranno di raggiungere anche degli obiettivi importanti per quanto riguarda la decarbonizzazione, che oggi è uno dei temi centrali di questo processo, e sono tutti strumenti di mezzi che noi abbiamo a disposizione. Ovviamente sono tutti nuovi, come la tecnologia è estremamente connessa a questi temi, no? Ma noi non dobbiamo avere paura di provare, non dobbiamo avere paura anche di provare diciamo ad adattarci all'innovazione, alla tecnologia, perché comunque è solo provando che noi comunque abbiamo la possibilità di sviluppare il mondo della ricerca, che sicuramente ci consentirà di accelerare questo processo verso la sostenibilità ambientale. Dobbiamo tenere alta assolutamente l'asticella da questo punto di vista, dobbiamo mantenere alta l'asticella sia come qualità che come tempi, dobbiamo accelerare, e tutte le amministrazioni e territori che hanno progettato in questi anni in questa direzione hanno scoperto nel giro di un paio d'anni, guarda caso, che questa direzione era quella giusta. Ed è proprio per questo che chi ha delle progettualità avrà anche la possibilità di ottenere dei finanziamenti importanti che consentiranno di concretizzare proprio questi progetti. Noi come territorio di Parma, non parlo tanto del comune, non solo, ma anche della provincia, insieme alla regione, insieme ad aziende importanti del territorio, ci siamo posti un obiettivo importante, che è quello di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2030. È un obiettivo sicuramente molto sfidante, non so se avremo l'opportunità, l'occasione di raggiungerlo, ma la cosa che è più importante ricordare è che l'obiettivo deve essere quello, che dobbiamo azzardare, sfidare e ambire a raggiungerlo. Se non sarà il 2030, sarà il 2035, ma non importa, vorrà dire che non abbiamo perso il treno. Sempre davvero preziosi i tuoi interventi, sono davvero contento che tu un'altra volta sia stata qui con noi, spero di rivederti presto. Grazie. Tiziana Benassi, grazie. Rieccomi qui con voi, dopo questa bella ventata di ottimismo. Si parlava di luoghi dell'anima e di bellezza, no? La bellezza poi va anche conquistata, l'ambiente per esempio è un modo, e la salvaguardia dell'ambiente è un modo per mantenere o riconquistare la bellezza, che è un argomento che a te interessa molto, vero? Sì. Poi, amo molto la bellezza e l'arte, in quanto oltre che psicologa sono anche danzatrice, quindi ho coltivato questa passione per la creatività da quando sono piccolina. A proposito di luoghi dell'anima, che tipo di danza? No, lo so. Io ho iniziato prima con la ginnastica artistica, sì, poi con la danza classica e contemporanea. Uh-huh. E a 24 anni mi sono iscritta in una scuola di circo, quindi con una danza aerea. Sì, quella circense. Bellissimo, fantastico. Sì. Non fai più queste cose? Sì, sì, sì. Se fai ancora? Dobbiamo venire a vederti adesso. Ma prosegui pure, cara. Scusa se ti ho interrotto, ma è una cosa molto interessante. Allora, mi è venuta in mente una bellissima frase che James Hillman riprende dal poeta Keats, che ci dice: considera il mondo la valle del fare anima, allora capirai a che cosa serve il mondo. E allora, quando si parla di psicologia, più che cercare termini accademici, io preferisco cercare di spiegarle attraverso la metafora. Hillman ci racconta come possiamo concepire la nostra psiche come un giardino. Noi siamo inseriti in un giardino, possiamo osservare l'alternarsi delle stagioni, dell'estate, degli inverni, stare con l'infiorito, fiorire, che non è solo fare una passeggiata nel parco e apprezzare la natura, ma sentirsi parte di questa natura, sentire questa interdipendenza con la natura, che poi ci porta anche a rispettarla e a comprendere che tutto è connesso, quindi avere questo tipo di visione sistemica.
Un esempio di metafora che forse può risultare più semplice, che viene utilizzato molto nella psicologia, è il mare, l'acqua del mare. Ci ho pensato molto anche quest'estate quando sono andata a surfare a Tenerife. Guarda, non sapevo questa cosa, no, perché la signora qui mi ha rinfacciato circa 37 volte di aver interrotto la vacanza a Tenerife. Questa non la tagliamo. L'ho rinfacciata solo a me, 37, per cui sei stata molto bene tu alle sì. Canarie. E ho osservato il mare, di solito il mare viene utilizzato come metafora dell'inconscio, cioè noi abbiamo dei moti interiori, profondi, che esistono, ed esistono le nostre emozioni, che sono queste onde, queste ondate continue che noi non possiamo controllare. John Kabat-Zinn, che ha introdotto la mindfulness negli anni 70, che in questo momento ha preso molto piede grazie anche all'incontro tra psicologia occidentale e psicologia orientale, ci dice che non possiamo mettere una lastra di vetro sopra queste onde, queste emozioni e cercare di soffocarle, di fermarle, di tappare. Dobbiamo imparare a conoscerle, imparare a comprenderne i moti, la ciclicità, e così noi possiamo fare con le nostre emozioni. Quindi imparare a conoscerci, ad ascoltarci profondamente e donarci la possibilità di creare un nuovo spazio per regolare queste emozioni. Nella psicologia noi aiutiamo ad ampliare queste vedute, aiutiamo a percorrere questo viaggio, che è un viaggio che viene percorso dalla persona insieme a noi terapeuti e poi dalla persona anche stessa comunque in modo indipendente. E questo viaggio di conoscenza di sé che ti porta a esplorare nuovi mondi interiori, nuovi tempi e a ritrovare delle connessioni che a volte sono perdute. La psicologia è fondamentalmente un lavoro di relazione. Noi entriamo in relazione con le cose e questo è molto importante, anche a che fare anche con la bellezza, nel senso che mi ricordo anche Hume, se non erro, che diceva la bellezza esiste nella mente che la contempla. Quindi noi possiamo fare un'indagine, quindi mantenere un'apertura, una mente che osserva con attenzione consapevole su tutte le cose intorno a noi e dentro di noi. E in questo modo accediamo a una nuova conoscenza, una nuova visione, un ampliamento di vedute che ci porta ad avvicinarsi di più alla bellezza nostra e del mondo intorno a noi. Signore e signori, Francesca Peruzzi l'ho scoperta io. La prossima volta mi chiederà il gettone. Eccoci qua. Carissima, lo so, è mancato pochissimo visto quando passano gli autori col minutaggio. Sì, sono il tempo, ecco. Tempo Saturno è implacabile. Possiamo raccontare quanto Parma riesca a coinvolgere nel contemporaneo l'arte a livello non solo nazionale ma internazionale, già accennato, ma possiamo raccontarlo meglio? Sì, guarda, intanto parto in realtà un pochino più a latere, nel senso ci tengo a dire che i maestri che ho citato prima, Antelami, Correggio e Parmigianino, sono veramente degni di una capitale della cultura, perché non erano noti chiaramente neanche solo a livello nazionale, ma a livello internazionale, perché portandosi ognuno sulle spalle il bagaglio del passato hanno cambiato la loro epoca. Antelami ha portato il romanico padano verso il gotico internazionale. Correggio ha portato il tardo rinascimento a quasi prevenire il barocco con l'illusionismo della luce, queste masse corporee libere che sostituivano la prospettiva. E Parmigianino è quasi un contemporaneo. Intanto era intriso di studi alchemici, era un po' rock, un po' ribelle come artista, no? E con Santa Maria della Steccata veramente porta uno stile così visionario, quasi allucinato, sofisticato, che trasforma i classici in qualcosa di mai visto prima, nel primo manierismo, ma con uno stile unico. Giuliano Briganti parlava di estro bizzarro e Fittipaldi disse ha trasformato il mondo organico, geometrico del Rinascimento in qualcosa che non si era mai visto prima. E questo moderno contrasta col contemporaneo. Perché? Perché tutta l'arte moderna comunque come scopo aveva la ricerca della bellezza, quindi il canone, ogni epoca aveva il gusto diverso, ma il bello era importante. Gli artisti contemporanei, più che il bello fine a se stesso, cercano le idee, cercano quasi di scassinare, no, l'animo dello spettatore. Ecco, ho citato prima Claudio Parmigiani, nel 2006, ha creato, secondo me, delle installazioni fortissime, di grande impatto, il teatro della pace e della guerra all'interno di Palazzo di Teatro Farnese, e anche qui in una commissione antico-moderno, però usando vetri infranti, rotti, e riuscendo a creare
bellezza e dando l'idea dell'assenza, quindi l'assenza come vuoto, come distruzione, quindi la guerra contrapposta all'arte, in una maniera completamente diversa dai maestri moderni, quindi attraverso l'idea, attraverso la provocazione. Oltretutto Claudio Parmegiani è un po' un artista di resistenza, fuori dal coro, è stato assimilato all'arte povera, all'arte concettuale, ma è un po' un cane sciolto. Quindi in quell'installazione è riuscito veramente a unire il passato di Parma al futuro di Parma, perché gli ha dato una dimensione in divenire. Quindi direi che è importante. Roberta Guiducci, grazie per essere stata qui con noi. Oggi abbiamo parlato di tutto, ma quando il fulcro è la bellezza si può parlare di qualunque cosa. Io adesso per esempio potrei parlare di macchine d'epoca, di Bentley. Non ne parlo io, ma ne parleranno loro. Bentley, de sezione aurea da Volta Faccia. Bentley sepolta sotto le ceneri, dicevano non correrà mai più. C'è sudore negli scarichi, cicatrici sui cerchi e nel cofano rattuona un'anima. In quel cofano ci ho messo l'anima. Un sogno fatto di acciaio, fatica, rinunce, ma crederci ancora e ancora la fa, corre contro i giganti, dai gas e brucia anche i lampi, sarà la mia resa dei conti, i suoi fari troveranno orizzonti. Sezione aurea, signori, Andrea Bertorelli con Cristian Capiluppi e Luca Amadè. Bravissimi, grazie, 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 è stato un onore stare qui con voi, grazie per tutti voi che ci avete seguito qui dal vivo, coloro che ci seguiranno in TV, grazie a Tiziana Benassi, la sua cortese partecipazione, così come quella di Roberta Guiducci, di Francesca Peruzzi e di Michele Guerra. Grazie, 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 grazie ragazzi, voglio bene, noi ci vediamo alla prossima puntata, ciao!